Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi finalmente siamo nel vlog che avevo in programma da fare da tanto tempo. Oggi andrò a rispondere a delle domande che mi avete fatto recentemente negli ultimi video. Ovviamente tutte le domande sono fatte da voi fan, quindi grazie per le domande e direi di iniziare. Ah, inoltre non chiedetemi perché ho detto ci chiede anziché mi chiede. Probabilmente il fatto che stanotte non ho dormito, però capitemi. Mister Emerald ci chiede: Ask Feraz, farai mai un tutorial dove insegni a moddare Xenoverse? Allora, il tutorial già l'ho fatto, lo trovate nel canale. È un tutorial fatto per lo speciale 1000 iscritti, dove insegno a fare i primi passi nel modding, ovvero il recolor. Ovviamente poi ci sono i vari tool in descrizione, con dei link per imparare a moddare meglio, a fare cose più particolari. Fabio Fra ci chiede: Ask Feraz, come è nata la tua passione per le mod? Quale delle tue mod create è la tua preferita? Allora, la passione delle mod è nata tanto tempo fa, quando moddavo per i fatti miei Xenoverse 1. Poi con Xenoverse 2 ho visto che c'era la possibilità di farsi conoscere un po', la remota possibilità di guadagnare. Ho detto: oh, ma è un hobby, una cosa che mi piace fare, magari mi garantisce pure un futuro. Ho detto: proviamo. Supremo Vin 10 ci chiede: Fuck Feraz, quando hai realizzato la tua prima mod, come hai reagito al primo voto che ti hanno dato? La mia prima mod è stata il Transformation Overall Pack. Per un po' di tempo ho avuto pure 5 stelle, poi si è abbassato per cosa sembra dei bimbi merda, ma comunque quei 5.000-6.000 download ci sono stati. Ancora tuttora la gente mi chiede di aggiornarla, ma aggiornarla ora sarebbe un certo togliere utilità a X2M. Fuck Feraz, come, grazie a chi ha imparato a fare mod? Come tanti mod ho imparato autonomamente. Poi per fare i modelli 3D mi sono fatto aiutare da un ragazzo americano molto bravo a fare i modelli. Grazie a lui ho imparato a fare i modelli 3D, mi ha istruito bene. Poi ovviamente le mie abilità le ho affinate per i fatti miei, ma comunque le basi della modellazione 3D me le ha date lui, diciamo, appunto. Fabio Fra, di nuovo, ci chiede: Fuck Feraz, chi è stata la prima persona che hai conosciuto della crew? La prima persona che ho conosciuto è stata Victini930, dato che una volta è entrato in live grazie a Libero No Alexander, che appunto ha detto: Oh Feraz, ma vedi che c'è Victini, come chi è Victini? No, niente, un youtuber molto bravo che ti segue. Ho detto: ah, va bene, dai, falli entrare. Comunque poi abbiamo fatto conoscenza, poi abbiamo conosciuto Chrome, abbiamo fondato questa crew praticamente. All'inizio infatti nei The Riddles dovevamo essere solamente io, Victini e Chrome. Poi si è aggiunto pure Stickman, che è una buona presenza. E il cooler è scarsissimo, ragazzi, ricordatelo sempre. The Joker 890 ci chiede: Fuck Feraz, secondo te, beh, sarà eliminato Vegeta nel prossimo episodio di Dragon Ball Super? Allora, nel prossimo episodio no. C'è una teoria che gira riguardo all'ending, dove si vede l'ordine dell'eliminazione dei guerrieri. Fino ad ora è giusta, perché Krillin e Tien sono stati eliminati, ma mi sembra un po' una cosa un po' forzata da eliminare Vegeta come terzo membro. Herobrine 303 ci chiede: Ask Feraz, potresti portare più episodi di Dragon Ball What If? Bella domanda, però purtroppo dico di no, non perché non mi piace farlo, ma proprio perché richiede tanto tempo di lavoro. Infatti comunque considerate che ci sto ogni volta quelle 10, 6, 16 ore comunque in media per fare le clip varie, ed è un casino, quindi no. Però questa settimana ad esempio ci sarà un altro What If, che è un mini What If, una cosa a parte appunto. Galaxy Mega ci chiede: Ask Feraz, che ne pensi di fare un torneo dove tutti i What If che hai creato facciano un torneo, ma solo sulle ultimi episodi? Allora, sentendo i What If di Dragon Ball che sto facendo ora, diciamo che un torneo non avrebbe tanto senso, anche se poi ci sarà il torneo del potere molto più in avanti. Se intendi tipo una sorta di torneo con tutte le mod che ho creato, che sono delle sorte di What If, ci starebbe, ma anche non troppo, perché comunque alla fine sarebbe un torneo dove vincerebbe comunque la mod più OP, la mod più figa, e dove vincerei appunto io, perché contro la CPU non avrebbe tanto senso. Daniel Litos ci chiede: Ask Feraz, sei un bel ragazzo, ci possiamo conoscere? No, bastardo. Doyotox ci chiede: Fuck Feraz, secondo te chi gioca meglio a Xenoverse 2 della crew? Mi saluti? Allora, ovviamente ti saluto, bella Doyotox. Gioca meglio Stickman, che è pure campione mondiale se non erro. Maestro Mutant ci chiede: Fuck Feraz, segui altri anime oltre a Dragon Ball? Se sì, quali? Allora, Dragon Ball è un anime che mi resta nel cuore. Poi seguo comunque Boruto Next Generation, sarebbe praticamente una nuova serie di Naruto. Poi ne stavo seguendo uno, Aito Gemsono Gangar, una cazzata del genere, che era molto carino, però non l'ho seguito più perché non ho avuto tempo. Poi seguo pure Re Zero, mi piace tantissimo.
Solo che purtroppo è finita la prima stagione, ancora la seconda non la stanno facendo. Poi Sword Art Online, Tokyo Ghoul, devo vedere la seconda stagione, ma non sul video perché mi rompe le palle con la pubblicità. So che è giusto vedere la pubblicità, però troppa pubblicità, troppa. Chroma ci chiede: Fuck Feraz, chi è il migliore della crew secondo te? Il migliore... io. Comunque, allora, no, parlando seriamente, non c'è un migliore della crew. Siamo tutti e quattro alla pari, siamo come dei fratelli, ci vogliamo tanto bene e soprattutto comunque c'è molto rispetto tra di noi e comunque collaboriamo sempre tra di noi. No, non c'è un migliore della crew, direi. Se ovviamente come iscritti, Chrome, ma gli iscritti su YouTube contano, ma secondo me conta di più la persona che c'è dietro il canale. Sigmar è veramente così nero di pelle? Sì, è negro. Pictini somiglia ad Infinito? Sì. Perché a Godex piace Goku? Perché sì, a Godex piace Goku. Non è vero, infatti lo voglio, però dettagli, dettagli. Doyodox, ancora, ci chiede: Ask Feraz, qual è la tua mod preferita? La mia mod preferita... beh, non ce n'è una in realtà. Sì, perché comunque diciamo che ci sono tante mod che mi piacciono, altre che non mi piacciono, ma non ho mai pensato a una mod che preferisco. Direi magari che preferisco le mie mod, ma non perché per fare il figone montato, ma semplicemente perché è ciò che rispecchia i miei gusti e quindi diciamo sono tutte cose che piacciono a me. Questo magari sì, però non ho delle mod preferite. Capitano Ovvio mi chiede: Ask Feraz, crei personaggi perché sei ispirato o per le storie di Chrome e Godex? Sei un grande, continua a fare video. Grazie mille innanzitutto. Comunque, allora, i personaggi, le mod, come ho sempre fatto, li creo appunto ispirato da me stesso. Poi ovviamente Chrome e Godex mi chiedono delle mod per le loro serie, che spesso sono o modifiche di mod già esistenti oppure mod fatte interamente da me. Molte di queste vengono rilasciate, altre no. TheGamer09 mi chiede: Ask Feraz, qual è il tuo personaggio preferito di Dragon Ball? Continua così, bro. Prima di tutto grazie mille. Seconda cosa, personaggio preferito, direi Gogeta Super Saiyan di quarto livello, sempre amato. Poi come altro personaggio Gohan del futuro Super Saiyan oppure l'action figure messa lì, ma ovviamente non la vedete. Di nuovo Supremo V10 ci chiede: Ask Feraz, quando e perché ti è venuto in mente di fare un What If? Mi è venuto in mente qualche settimana fa. Volevo provare a vedere se piaceva l'idea del What If nel mio canale per portare in seguito Dragon Ball Malum, una serie creata interamente da me. Però devo dire che sono molto soddisfatto e di questo devo ringraziare ovviamente voi. Sì, comunque è stato per fare una piccola prova. Poi magari in seguito, quando avrò tempo, farò pure Dragon Ball Malum. Forse. Manuel Antonucci mi chiede: Fuck Feraz, hai mai pensato di fare una mod di Black Freezer? Black Freezer fatto dagli M Warriors, sì. Afro, tutto nero, proprio black, il vero black, ragazzi. Black Goku sarebbe dovuto essere un negro con i vestiti e i capelli di Goku. Fine. Andrea07 The Gamer mi chiede: Fuck Feraz, quale pensi sia stata la tua mod migliore? Grande, mi saluti, prima di tutto ciao. Seconda cosa, mod migliore, direi Super Saiyan Omni per il cac. Ma non perché tipo la miglior fatta o quella più particolare, ma semplicemente perché mi ha portato più cose. E diciamo che sono molto legato appunto a questa mod. Negraz mi chiede: Fuck Feraz, ma come ti sei ispirato a fare mod? Beh, mi sono ispirato guardando un po' di cose fanmade o creando cose proprio da me, cercando di dare un senso logico alle cose che faccio. Questa è una cosa che cerco di fare tuttora, ma comunque a volte decido di accannare, come direbbe Chroma, la logica per fare qualcosa di magari più particolare, ma che non potrebbe succedere. Allora ragazzi, le domande terminano qua. Vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine. Se volete farmi delle domande per un prossimo vlog, fatele pure con l'hashtag AskFeraz o FuckFeraz. Magari fra un mesetto farò un altro vlog. Ci tenevo a ringraziarvi tutti quanti del supporto che mi state dando in questo periodo. Comunque, trovate i vari link qui sotto in descrizione. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord se vi va. Supportatemi su Patreon se volete avere delle mie mod in accesso anticipato. Lasciate un mi piace, commentate e condividete il video se vi va. Quante volte ho detto se vi va? Tipo 1000. E ovviamente ragazzi, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, attivate la campanella per avere tutte le notifiche sul canale. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!